E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video unboxing, unboxerò tre pacchetti di cui uno è il protagonista di questo video e infatti è quello che dà appunto il titolo, ma lo scarterò dopo. Prima di tutto andrò a scartare questi due pacchettini che arrivano anche loro da Amazon. Questo qua è una cosa che sono delle cose che ho voluto prendere per iniziare a prepararmi per i viaggi. La prima cosa è queste almeno sono tre micro SD della NATAC da 64 GB, giusto? Esatto, da 64 GB. Ho guardato un po' le caratteristiche tecniche e vanno molto bene anche per i video fino a 4K, supportano. Quindi io che lavoro a 1080p, queste qua sono molto buone e da un prezzo molto conveniente. Ho pagato 3 schede SD a 23 euro, che solitamente ne compri una a questi livelli, diciamo. E NATAC, che è una marca poco conosciuta, ma comunque buona. Ho letto le recensioni su Amazon, è molto buona e comunque ha un prezzo conveniente. Link in descrizione. Molto buone queste micro SD che mi serviranno per il viaggio di ottobre, per avere più possibilità di memoria. Probabilmente ne prenderò altre tre. Questo pacchettino qua è legato a questo prodottino qua ed è in pratica un porta SD card. Si presenta questo astuccino qua, che è molto buono. Ci sono anche gli adesivi da poter attaccare appunto ai vari scompartimenti dove andare appunto a inserire le micro SD o le SD card appunto, e si può con questi bigliettini, con questi adesivi, andare a dare dei nomi alle varie SD. In più c'è questo panno, se riesco a aprirlo, un pannettino in microfibra per pulire il tutto. È molto molto un prodotto molto comunque semplice, ma devo dire essenziale. E comunque molto utile per portare in giro le SD card. Pagato circa 9 euro, link anche di questo in descrizione. Ma passiamo al pacco principale di questo video, ovvero questo qua, che contiene dei pantaloni o jeans, dovrebbero essere dei jeans da moto, presi appunto su Amazon al prezzo di circa 60 euro, con le protezioni. Qua si vedono già le ginocchiere che andremo poi a inserire dentro. Infatti, come vi ho anticipato, vorrei fare degli acquisti su Amazon appunto di abbigliamento, e questo era una cosa che mi serviva. Comunque non ho un paio di jeans per la moto, per andare in moto ho i pantaloni normali oppure metto su dei jeans normali, e ho voluto prendere appunto un paio di jeans da moto da Amazon e vedere come va il tutto. Innanzitutto andrò ad estrarre il tutto. Questi dovrebbero essere per i fianchi.
dentro non ci sono le istruzioni di montaggio, ma forse no. Ho preso un XL, a vederli dovrebbero andare bene. Adesso poi andrò a provarli. Ma le tasche per i rinforzi sono esterni, guardate qua, non so se si vede tutto, dei bei jeans comunque, anche da mettere senza protezioni, che attenzione sono omologate CE, qua c'è il marchio CE col colomino, è una protezione tipo 1, quindi abbastanza buona. Jeans mi sembrano di qualità, anche questi buona, anche da poter mettere comunque come jeans casual senza protezioni, vanno molto bene. Quindi andrò a inserire, allora, protezione dei fianchi, c'è una taschettina qua e qua dovrebbe andare appunto il nostro protettore, la nostra esattamente, qua ce ne andrà uno, quindi la tasca interna per i fianchi, protezione per i fianchi questa, e tasca esterna per le ginocchiere. Devo dire, guardate qua, c'è una taschina, andremo a inserire la nostra protezione, che sicuramente non è Kevlar, non è chissà cosa, però diciamo meglio di niente. Adesso sto andando in giro senza niente, senza protezioni, quindi questa tasca esterna per le ginocchiere mi sembra molto molto bella. Di solito ci sono tasche interne e devo dire che le tasche interne, poi con le tasche interne si fa poi fatica magari ad andare a sistemare magari la protezione, mentre con la tasca esterna dovrebbe essere più comoda. Guardate qua, una, e andiamo a fare la seconda ginocchiera. Ta-da! Adesso andrò a provarli, ragazzi. Devo dire che sono come taglia perfetta. Ho preso la mia taglia, la XL. Comunque non sono né troppo larghi né troppo stretti, quindi va benissimo. Poi 60 euro, le protezioni vedo che comunque sono al posto giusto, protezione per i fianchi e protezione per le ginocchia, quindi niente ragazzi, io come al solito proverò a vedere se l'azienda mi può rilasciare dei coupon sconto, altrimenti comunque il prezzo direi che per questi pantaloni da moto è ottimo, li trovate marroni ma comunque anche altri colori, ci sono jeans color jeans normali, quindi io vi lascerò comunque appunto il link in descrizione sperando di trovare anche i coupon. Vi ringrazio ancora per aver guardato questo video, spero che sia interessante. Comunque nei pantaloni economici, perché davvero con 60 euro li trovate forse solo in saldo nei negozi, quindi niente ragazzi, vi ringrazio ancora, spero che questi video vi possano interessare e ciao ciao.